Buonasera amici, benvenuti al Salottino Blues. Io sono Paolino e questa sera con noi abbiamo una artista a 360 gradi, una persona che è da tanto che la rincorro per intervistarla e portarla qui al Salottino e finalmente ci siamo riusciti. Buonasera Mercedes Afonso. Buonasera. Con lei questa sera ho dovuto chiedere forza e aiuto, perché io sia il portoghese sia l'inglese sono un po' una capra, e con lei ci sta aiutando a tradurre Sara Marston, che anche qua stiamo parlando di una grande artista e la ritroveremo qui al Salottino molto presto insieme a voi. Grazie Sara e benvenuta. Grazie, buonasera. Allora, partiamo insomma a fare due belle chiacchiere con la nostra Mercedes. Io sono un po' curioso, qual è il tuo genere musicale preferito? Io adoro rock e metal e también funk. Ah, molto bene, quindi rock, metal e funk. Ecco, funk non pensavo che, cioè rock e metal sì, ti sento che suoni quando ti seguo parecchio, però funk non mi ero perso via. Un'altra domanda che mi piacerebbe farti è, so che suoni altri strumenti musicali, quali? Quali strumenti? Então, eu toco guitarra, guitarra è il mio primo strumento, e eu toco violino também. Ah, ok. Eu toco só due strumenti. Ok, quindi va bene, suoni due strumenti musicali, la chitarra e il violino. Sara, ti sto lasciando un po' tranquilla. Riesco a capire. Ah, io me la sto godendo, sono come spettatrice e supporto morale. Ottimo, fantastico. Il violino immagino che non lo suonerai in maniera rock, lo suonerai molto più classica, giusto? Giusto. Sara, I think he said he can imagine it's good. To play rock or in on the no, violin? No, he's asking to you if you play also rock on violin or instead but you just play classical music and the guitar is more of the rock. What do you do also on violin? Also rock? No. So I love playing rock on the guitar, and for the violin, I don't have the equipment yet. Okay. I need like a special kind of electric violin made from carbon. I really want one made from carbon because the sound is much better than normal electric violin. So I have to look for the right equipment. Then I can start doing some symphonic metal. Lei vorrebbe davvero vorrebbe fare symphonic metal, però non ha l'equipaggiamento adatto. Le servirebbe un violino speciale che è in carbonio, quindi non in legno, quindi dà un suono diverso, si possono anche collegare i pedali. Sì, conosco quel tipo di genere musicale particolare col violino, molto bello, ma ci vuole appunto dietro una strumentazione un po' importante. Mercedes, la tua chitarra preferita? Mia chitarra preferita è, in questo momento, sì. Vou pensar. um minuto. Qual é? É tipo de Flying V. Like uma rocha Flying V. Eu tenho algumas fotos. It's on like my Spotify album. There's uma guitarra que está rocha. This is like my favorite guitarra. Let me think. But always when I go to Fiera de Padova, I am always falling in love with so many guitars. I want to take them all home to live here in my house. quindi è la classica Fly V un po' elaborata, un po' customizzata, la Fly V. In style Metallica. Yeah. Ok. Yeah. L'ho vista, ho visto una tua foto e la pubblicheremo poi nel video, la faremo vedere, magari la metto qui la foto dove ci sei tu con la chitarra. Yeah. Ok,
A quale età hai iniziato a studiare chitarra? Studiare chitarra o cominciare come musica? Come musica e come chitarra. So did he ask when I start with music or when I start playing? Both. Like both. So I think I started with music when I was like 9 anos, because I grew up in like a children's home, and I was very, very lonely, and I did not know it. And when I turned 9, I wrote a birthday song for myself, and I sang it to myself. Okay. And I didn't realize it was because I was very isolated in, you know, in my world. And so at that age, I somehow realized I needed music to connect with me and with my feelings, and to be an artist and create and express. E a 9 anni ha scritto una canzone di compleanno per se stessa, da cantare a se stessa, e quindi lì ha capito che aveva bisogno della musica nella sua vita. You were saying, sir, that you were a bit lonely in your childhood, so you wrote this birthday song for yourself, and you understood that you wanted the music was important for you. On which instrument? And then I lost you, so I don't know what you were saying after that. I think what I was saying is that when I was 9, I wrote the song. I was really sad. I was very lonely, and this experience taught me that I need music and art to connect with my feelings. Okay. And it's been like that ever since. So. But on the guitar, you played the birthday song, or no? I didn't play guitar then. I just thought it was just song. A song. Okay. Una cabeza. E quindi lei ha scritto questa canzone, che era solo una canzone, non su uno strumento, per il suo compleanno, perché appunto la sua infanzia è stata un po' isolata, era un po' solitaria, e in quel momento ha capito che la musica le serviva per connettersi con le sue emozioni. Un po' come tutti i musicisti, eh? Un po' come, sì. Come tutti noi. Bellissima questa cosa, però, mi è piaciuta molto. So che luglio, giugno sei stata molto impegnata sia nel mondo della musica, ma so che sei stata impegnata anche nel mondo della moda, giusto? Sara, aiutami. June and July you were really busy with music, but you are also busy in general with in the fashion environment, right? In the fashion? Fashion. Fashion, moda. Yeah, moda. Yeah. During July, was that what you asked? No, in general, like, because in general, June and July you were busy with music, but what about the fashion environment, that part of your life? Moda is happening all the time. It's too much. Like Paolino asked me manage. I'm not managing very well. This year in April, I went to 3 countries, 3 days. Okay. This was the most exhausting thing I've ever done in my life. I can imagine. Okay, quindi lei non, la moda c'è sempre, non la gestisce sempre al meglio, perché è sempre molto impegnata. E in aprile, questo aprile è stata 3 giorni in 3 paesi diversi per impegni lavorativi in questo campo. Quindi sì, ogni tanto ho un po' di problemi a gestire il tutto. Immagino, molto faticoso, immagino. Bene, il tuo chitarrista preferito? Mio chitarrista preferito? Marty Friedman e Ingi Malmsteen. Ah, grande Malmsteen. Beh, insomma, Malmsteen è uno fortissimo, insomma, chitarrista. Yeah. E conosciamo chi è nel mondo della musica, conosciamo tutti. Magari Sara un po' meno, perché fa un genere musicale diverso. Sì, dite dei nomi che io non so, però sto scoprendo cose nuove, quindi è interessante. Immagino. Ma Mercedes, che cos'è per te la musica?
What is for you music? Art, expression, individuality, and libertad, freedom. Okay. Quindi arte, espressione, libertà e individualità. Ottimo, beh sì, la musica, hai ragione, freedom, la musica è proprio, è libertà, è proprio, e poi a 360 gradi, no? Prende tutto la musica, no? Dal metal al rock al classico, e ascoltarla ci rende, insomma, liberi e gioiosi, è bello, molto molto bello. Una cosa ti volevo chiedere, ora ad agosto so che bene o male, come in Italia, anche da voi, ferie, ti riposerai, sarai tranquilla. Da settembre, cosa hai nel cassetto da fare? Sara? Okay. Yeah, so now, in August, you will be on holidays. I suppose so, like in Italy, it's like this, so probably you will do the same. But what about no. instead? No? Ah, August you work? I'm not. But so you were saying that what in August you are busy in August too? Yeah, I mean, I'm not any university. Yeah. Okay. I don't have university, but I still have a job, and mostly fashion shows. But now, this is really exciting. What I have to tell you, I'm working for a painter. Okay. Ele é mais famoso. Ah, it's really famous? Yeah. And okay. I just translate this part. Just a second. I translate this part. Lei ha detto che ha finito, cioè con l'università, in questo momento non ha l'università, però non è del tutto in vacanza ad agosto perché sta lavorando un sacco nella moda, tanti progetti nella moda, e adesso ci spiegherà questo nuovo progetto interessante invece con un pittore. Oh, bellissimo. Okay. Oh, beautiful. Huh? Oh. 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 Nice. Yeah. Beh, insomma, questa è una cosa. È un'esclusiva questa che abbiamo qui al salottino, e questa è una cosa fantastica. Sono contento. Yeah. So this is me, and he's studying my movements and how I look, and there's going to be an exhibition in like Prague or something. In Prague? Yeah. Okay. Quindi lui sta studiando la sua corporatura, i suoi movimenti, quella è lei nel disegno, e ci sarà poi un'esposizione a Praga o da qualche parte. Beautiful. You have to come. Yeah, okay. And then Pauline also asked you, because he didn't expect this answer, he thought that you were on holidays now, so what are the next projects in September also, or for this autumn? Okay. So today I sit and stand and swim in the air for 8 hours. Ah, okay. For this project one? Yeah. For this one? Okay. Yeah. 8 horas. Amanhã também. I do the same thing. Because the painter is making a big exhibition and he's doing all these paintings, studying me. Ah, ok. Adesso le rifarò di nuovo la domanda perché non sono convinta che abbia capito, però comunque ha aggiunto un dettaglio. Ha detto che oggi, ad esempio, è stata ore a muoversi nell'aria e a fare dei movimenti per il pittore, appunto, perché capisse il movimento. But Mercedes, what about the next projects, like in the future? Ah! Besides this. Okay. Okay. So I have this project, un progetto with un produttore italiano, like Italian producer. Okay. Ha questo progetto con un produttore italiano per il futuro. Ah, bellissimo. Quindi avremo la fortuna di averti anche in Italia come, non so, tournée, qualcosa del genere, o verrai in altre fiere in Italia?
So we will see you in Italy in a tournée, or you will come to other fiere, like Fiera di Padova, when we can see you in Italy again. Again. I hope, spero che in Milano in settembre, I hope. Ottimo, quindi a settembre, quindi a breve, insomma, avremo la fortuna a di breve, avere... Yeah. Ok, perfetto. Beh, insomma, progetti sono veramente tanti, di lavoro ne hai veramente tanto, e come fai? So you have a lot of stuff to do, a lot of projects. How you manage everything? How you do it? How you can do all this amazing stuff? I don't know. I do like three things every day, like toco chitarra o violino o photo shooting. Only these three things, I think. It's a lot anyway. Yeah, and then I clean my house. Every day? Caro dio, yeah. Okay. Quindi lei praticamente dice che fa solo queste tre cose ogni giorno, quindi suona la chitarra, suona il violino e fa un photoshoot e poi pulisce anche casa. Ah beh, cioè solo. Ah. Solo. Bene. But photo shootings are usually always on the weekend. Photo shooting more sempre in fine settimana. Yeah. Okay. Photo shoot nel fine settimana di solito. Ah, ok, però caspita, molto molto impegnata, tanto lavoro. Quindi ma questo si svolge sempre in Portogallo, nel tuo paese? This is always in Portugal or in other countries too? Like photoshoot, your life in general? Yeah. There's a lot in Belgium and Poland. Okay. Molto in Belgio e in Polonia. Ah, quindi in altri paesi, quindi ti sposti spesso, ti muovi spesso. Beh, insomma, una vita bella e impegnativa, una musicista che ha degli impegni importanti, quindi se non ho capito male, c'è qualche album pronto a uscire tuo? So, if you understood right, there is an album ready to go out soon, of you? An album? È un single. Un singolo, yeah. Ok. Bene. Ah, perché sai, io seguendoti sui social vedo che sei veramente molto impegnata. Ho visto che hai fatto qualcosa, se non sbaglio, in teatro e speravo appunto in qualche album o in qualche singolo in prossima uscita. Because I follow you a lot on social, I also saw that you did something in the theater environment recently, with the theater. And he also was hoping for a single or something like that was going out of yours, so yeah, I have to think. Theater? Yeah, so di una pubblicità per Adidas che ha fatto. Ah, probabilmente, allora ok, magari era, ho visto qualcosa così di sfuggita, pensavo. Bene, quindi moda, pubblicità, musica, super impegnata, però va bene. È bello vederti quando suoni, è bello vederti quando lavori. Insomma, ripeto, mi piacerebbe tanto rivederti qua in Italia, perché io ho avuto modo di conoscerti in fiera a Padova, ti ho visto lì e quindi da lì che ti seguo, e mi piacerebbe rivederti ancora in Italia a esprimere la tua musica. So he would love to see you again, to see you playing, because he met you in Fiera of Padova, and from there he's following you from that moment. So it's really happy that you will come in Milan, and like, so he's really looking forward to meet you again and see you again playing. Também. Okay. She's also lei anche molto felice. Molto bene. Bene, a me ha fatto veramente piacere questa
chiacchierata con te, Mercedes. È stato veramente molto bello conoscerti e far conoscere ai nostri follower la tua forza nel mondo dell'arte, perché visto che non fai solo musica, ma nel tuo mondo dell'arte. Spero di avere appunto un incontro come abbiamo fatto a Padova, di vederci un po' meglio, e io direi che questa sera ci salutiamo qui. Ringrazio infinitamente Sara della tua pazienza. Grazie Sara! Grazie a voi, scusate la mia traduzione assolutamente non professionale. No, ma guarda, stai parlando con uno che è una capra, quindi queste cose, meno male sei tu. Bene, Mercedes, ti saluto, grazie mille, è stato veramente un piacere averti qui, ci vediamo alla prossima. A te, alla prossima. Ciao, io grazie mille.